Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati nella mia serie dedicata al mondo della domotica. Oggi torniamo a parlare di ZemiSmart. Se vi ricordate, ZemiSmart è un importatore di prodotti dedicati al mondo della domotica a basso costo dalla Cina. Se vi ricordate, l'anno scorso mi aveva inviato un apparecchio che si collegava al motore delle tapparelle, che serviva per rendere la tapparella domotica. Vi lascio qua in alto il link in descrizione se ancora non l'avete visto. Questa volta ZemiSmart mi ha inviato questo piccolissimo apparecchio. Come vedete è un hub che si collega al nostro router di casa, funziona con un protocollo che si chiama Zigbee. Zigbee è un protocollo di trasferimento dati tipo il Wi-Fi. Wi-Fi serve per trasportare file di grandi dimensioni, tipo file audio, file video. Per fare questo consuma tantissima corrente. Zigbee invece fa, diciamo, l'effetto contrario, viene utilizzato per trasportare file di piccolissime dimensioni, funziona su delle bande molto più lente e quindi consuma pochissima corrente, quindi va benissimo per usare nel mondo della domotica. Vi faccio un esempio: anche le lampadine Wi-Fi della Philips utilizzano Zigbee, anche i prodotti dell'IKEA e anche quelli del marchio Xiaomi, quelli marchiati con il marchio Mija, anche quelli funzionano questo protocollo, quindi un protocollo che viene utilizzato da tantissime ditte, quindi molto rodato. Insieme a questo hub, ZemiSmart mi ha inviato questo sensore di movimento, questo termostato che serve per calcolare quanta umidità abbiamo nella casa e anche quanti gradi, e in più questo sensore, come si dice, questo piccolissimo sensore che viene collegato alle porte o alle finestre. Guardate quanto è piccolo, quindi che batteria piccolissima ci deve essere contenuta al suo interno, e pensate che la batteria dura minimo 2 anni, quindi pensate Zigbee quanto è performante. Allora, questi sono i prodotti che collegheremo oggi alla propria applicazione, che è la Smart Life. Comunque, se andate sul sito della ZemiSmart vedrete tantissimi altri prodotti che si possono collegare a questo hub. Si possono collegare videocamere, lampadine, tantissimi altri accessori, però chiaramente dovete guardare soltanto quelli che funzionano con questo protocollo, vi ricordo, protocollo Zigbee. Niente, ora scarichiamo l'applicazione e vediamo come si collega. Chiaramente prima di far partire l'applicazione però dobbiamo collegare l'hub al router. Io l'ho già fatto, si sono accese le due lucine verdi, ora possiamo far partire l'applicazione. Una volta che l'applicazione è partita, andiamo in alto, più altri, gateway, che sarebbe il nostro hub, configuriamo. Come avete visto, l'ha trovato in meno di 5 secondi, colleghiamo. Intanto che l'hub viene collegata all'applicazione, possiamo incominciare ad accendere i nostri tre accessori. Basta tenere premuto il tasto per 5 secondi fino a quando la luce, il LED, non lampeggia. Come avete visto, lo Zigbee è stato perfettamente configurato, ora possiamo rinominarlo, io lo tengo con questo nome. Aggiungiamo i dispositivi, così troverai tre dispositivi. Ella, ho trovato il tuo nuovo sistema di sicurezza. Se vuoi usare la tua voce per disattivarlo, imposta un codice vocale per questo sistema nell'app Alexa. Come avete visto, anche Alexa l'ha direttamente trovato e si è autoconfigurato. Ora non ci resta che schiacciare fine, rinominare se vogliamo i gadget che abbiamo installato, io riterrò questi, e poi possiamo testarli. Possiamo andare sul sensore della porta, come vedete, proviamo il sensore della porta. Quando stacco il contatto, come avete visto, anche il disegnino ci arriverà, anche un messaggio di notifica dopo qualche secondo. Andiamo a vedere il sensore di movimento. Come avete visto, funziona perfettamente anche il sensore di movimento. Ah, per sbaglio non ho tenuto premuto 5 secondi il termostato. Teniamo premuto, aspettiamo che il LED lampeggi, aggiungiamo dispositivo. Come avete visto, ho trovato anche questo subito.
non lo rinomino, andiamo a vedere come funziona anche questa applicazione. Come avete visto, sulla sinistra troviamo i gradi che ci sono in casa e la percentuale dell'umidità. Possiamo andare, come vedete, sia sul lato destro, che è dove c'è segnata l'umidità da quando l'ho collegato io stamattina, quindi praticamente da mezzanotte ho iniziato a installare l'applicazione. E poi c'è anche lo storico dei gradi, se vogliamo vedere la temperatura, anche qua, come avete visto, ho acceso il riscaldamento alle 8. La recensione di questo prodotto termina qui, spero che vi sia piaciuta. Se avete qualche domanda da farmi, lasciatemelo qua nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like se vi è piaciuto il video e buon weekend.